Ciao, sono Luca Colussi, siamo qui da Biasin per il drum meeting di oggi, che ringrazio ovviamente Dennis e tutto lo staff. Vi farò sentire tra poco una libera improvvisazione di estrazione, diciamo, jazzistica. Ovviamente quando si parla di jazz al giorno d'oggi bisogna considerare i 100 e forse anche di più anni di questa musica, però un elemento è fondamentale, il concetto dello swing. E ti vorrei far sentire appunto la classica pulsazione swing che il batterista jazz ovviamente deve saper fare. Prevede il Charleston nel secondo e quarto movimento e con la mano destra andremo a suonare la classica figura swing. Te la faccio sentire. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Su questa base il batterista jazz va a suonare il cosiddetto comping con la cassa e con il rullante. Adesso non entrerò troppo nello specifico, ma ti farò sentire un classico comping, diciamo, del periodo bebop, attorno agli anni 40-50, con l'aggiunta appunto della cassa e del rullante. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ovviamente il batterista jazz, diciamo, accompagna in qualche modo il solista, ma si può prendere anche delle libertà espressive e anche di solismo all'interno di strutture. Se sono i blues sono 12 battute, oppure ad esempio i rhythm and change di 32 battute. E vi faccio un piccolo esempio dei cosiddetti scambi che si fanno con gli altri musicisti, quindi 4 battute di solo ad esempio di sax e 4 battute in risposta di batteria. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il solo che andrò invece a fare è un solo totalmente improvvisato. Possiamo chiamarlo quasi una composizione estemporanea. Utilizzerò questa magnifica batteria composta da 2 timpani, 2 tom, 2 rullanti e una cassa da 18. Ho in qualche modo intonato i tamburi in modo, diciamo, per far sentire delle melodie, e in questo caso suonano così. E libera improvvisazione significa che non so cosa andrò a fare, non suonerò con le basi. E oltre alla batteria, ovviamente cercherò di improvvisare con i vari battenti che tutti noi conosciamo, quindi mallet, le bacchette, le spazzole, altri aggeggi un po' particolari. Più andrò anche a suonare varie percussioni, ad esempio dei sonagli, che possono essere suonati ovviamente con le mani, ma anche su tutto il set. Per questa composizione, chiamiamola estemporanea, ho scelto dei magnifici piatti Turkish della serie Cappadocia. Sono martellati, sono un po' grezzi, ma sono veramente belli. E c'è anche un piccolo effetto, e insomma, in questo solo sicuramente li potrai sentire.